Grande Sentimentale è un viaggio, sono 40 storie, 40 luoghi italiani, ma è un invito a viaggiare, cioè è un invito a viaggiare qui, cioè ognuno può secondo me fare un viaggio anche nella propria città leggendo magari le targhe che trova in giro, le storie di qualcuno, perché spesso una storia di un altro contiene qualcosa che ti riguarda, che ti permette di appunto di viaggiare. Io penso che il viaggio sia un'esperienza sentimentale, emotiva, della fantasia, quindi non è detto che uno debba andare alle Maldive o lontano, insomma può farlo anche, anzi forse con qualche divertimento inatteso. È un invito secondo me a lasciarsi un po' trasportare dalle storie umane, dall'umanità, perché l'umanità è una meraviglia, no? Magari il nostro, a proposito di guardarsi attorno, no? La persona che sta vicino a noi nasconde un'avventura umana straordinaria. La curiosità, ecco, la curiosità è un bel antidoto, è un bel imbroglio ai vuoti dell'esistenza. Ma sul tema del giornalismo, della scrittura e della emotività, della creatività, secondo me serve considerare la lentezza di una riflessione come qualcosa che dà una velocità in un tempo come questo, che istiga la velocità, che fa sembrare la riflessione un vecchiume, una noia. Invece farei un pensiero, appunto una riflessione su questo tema, cioè la lentezza che chiedono certi passaggi in realtà regalano velocità, anche se sembra che sia diverso, che non sia così.